Ci sono due là in fondo che hanno detto che gli stai sul cazzo. Dov'è? Questo è bello, mamma mia. Sergio Oliva l'ha preso in culo. Non sto allene, mando della merda. Grazie al cazzo. Ciao a tutti, buon pomeriggio, sono Aldo Masolo. Siamo appena arrivati a Rimini Fiera. Vi voglio portare a vedere oggi il Rimini Wellness. Quindi seguitemi, spero vi divertiate in questo breve giro. Ovviamente chi vedrà il mio video, la maggioranza delle persone non potranno partecipare. Di conseguenza spero che possiate essere presenti tramite il mio video. Quindi andiamo e divertiamoci. Oh, com'è la mia maglia della Binus? Piega. Me l'ha regalato un ragazzo che non conosco tanto bene, però è tanta roba, No? È bella, C'è poca gente, fai un attimo una bella carrellata su quanta gente c'è. La gente del fitness, Ripeto, quest'anno noi siamo in test, dobbiamo rodarci. È dall'anno prossimo che saremo rodati e dopo non faremo la fila, è vero Lorenzo? No. L'anno prossimo assolutamente non avremo di fare questo lavoro. Allora, siamo appena entrati, adesso facciamo un bel giro, partiamo dal padiglione A e poi dopo seguiremo il B. Quindi andiamo e vediamo cosa troviamo. Qui veramente comunque... c'è veramente tutte le tipologie di chi fa sport, se avete fatto caso. Quindi tra le ragazze che fanno fitness ci saranno secondo me dei corsi di qualsiasi cosa. Dai, andiamo a vedere, che deve essere veramente simpatico. Qui si... cosa sono, delle piscinette d'acqua queste? Fredda? No. Il bodybuilder medio è veramente un gran birro, perché ci sono delle canottiere veramente inguardabili, però col tempo l'ho anche accettato, però faccio fatica tutte le volte che le vedo, queste casse di canottiere mi danno veramente un po' di problema. Dai che ci sei. Sì. Che fatica! Mamma mia, che fatica! Io non posso farlo! Allora, mi ero dimenticato, ma oggi ci sono delle gare, secondo me negli altri padiglioni, di bodybuilding, sia della Federazione Natural, che mi sembra si chiami ANBF, non mi ricordo, INBB, sorry, e un'altra della IFBB Fit Italy. Quindi andiamo a vedere, perché almeno andiamo un po' più nel mio mondo, perché qui avete visto che non è tanto il mio mondo, sono talmente slegato che... Dai, andiamo a vedere un pochettino le gare, che lì ho un pochettino più di esperienza. Bim, adesso cado. Andiamo, dai. Cadi, Patrick, cadi. La Matrix è uno dei leader mondiali nelle attrezzature da palestra. Come va? Mal di schiena, prova strappi. Possiamo fare una foto? Certo. Grazie. Guarito il gomito? Sì, guarda. Che cosa? Dai, meglio. Iniziamo la preparazione a breve. Mamma mia, devo dire. Fa impressione dal vivo, giuro. Dal video non rende. Davvero? No. Grazie. Non rende per niente. Vivo molto. Poi adesso dobbiamo mettere su dei chili ancora. Ah, pure devo togliere invece. Ma cos'è sta roba? Si lamentano che parlo poco. Quindi devo parlare di più, perché sennò dopo non riusciamo a fare clip e abbiamo buttato via una giornata. Quindi parlo adesso, dico le mie stronzate. Allora, abbiamo visto prima la Matrix, che è il più grosso produttore al mondo di macchinari, di attrezzature per palestra e per fitness.
Poi se ci fate caso, qui ci sono ovviamente tutti quelli che possono essere dei produttori che fanno delle macchine da palestra. Io nomi non li conosco perché non li ho onestamente mai viste, mai sentite, però sicuramente ci sarà mercato anche per loro, perché se sono qui presenti ce l'hanno. La Torx è quella, ho la multifunzione in casa, che comprai 2 giorni prima della chiusura totale per il Covid, in cui mi sono allenato in casa tutto, diciamo, i 2 mesi di Covid, mi sono allenato con un Torx, e vi dirò che è un prodotto, l'ho dovuto montare io e quindi probabilmente non ho utilizzato tipo 50-60 bici che c'erano in dotazione, le ho lasciate lì perché non sapevano dove andasse. Però comunque si è ancora montato in casa e non più tardi di 2 settimane fa l'ho utilizzato. Quindi diciamo che quella la conosco perché l'ho provata proprio di persona e mi sono trovato molto bene. Adesso direi andiamo avanti nel nostro giro e vediamo, perché secondo me ci saranno altri produttori, e poi termineremo con la Panatta, che è quella che ultimamente va per la maggiore e che per noi, diciamo, che vogliono spingere, è il prodotto migliore. Se riusciamo io guarderei qualche garetta. Andiamola a vedere qualche garetta. La stiamo cercando, adesso appena le troviamo le vediamo. Ho fame. Ho tanta fame. Adesso possiamo vedere se c'è qualche novità di Technogy che non conosciamo, perché fanno sempre uscire delle cose nuove. Questa macchina qui è per l'esterno coscia e in parecchi adesso la fanno da stare in piedi. E non so come funzioni perché non l'ho mai usata. Diciamo più o meno comunque tutti i produttori hanno le stesse tipologie di macchine che si differenziano per l'estetica, e quelle della Technogy oggettivamente sono molto curate, molto belle, un po' più fighette, diciamo, rispetto a quelle che troviamo nelle altre marche. Anche questa è una macchina molto bella, la fanno, ripeto, un po' tutti, però è una macchina molto, molto valida per fare le gambe, la bassa schiena, per fare dei sumo squat, quindi con i piedi in fuori. E l'abbiamo vista quando abbiamo fatto anche il nostro video alla Beverly, che la fa anche la Panatta. Quindi anche queste sono tutte macchine più o meno che ritroviamo da tutti i produttori, però oggettivamente Technogy a livello estetico a me piace molto. Come dicevo, siamo qui alla Technogy e il Technogy fa delle macchine esteticamente, a mio avviso, molto molto belle, sono molto valide, anche se ultimamente ci appoggiamo ad altri produttori, però queste sono molto belle. Certo. No, non siete marchigiani voi, è vero? No, io sono toscani. Toscani? Dove te la metto? Dove la vuoi? Qui? Va bene. Grazie mille. Alla tua. Grazie a te. Ciao. Ciao. Allora, la cosa simpatica è che mentre camminavo, uno dei ragazzi che è con me mi viene e mi dice: oh, ci sono due là in fondo che hanno detto che gli stai sul cazzo. Io non sapevo se stessero scherzando oppure no. Ho continuato a camminare, dopo 2 secondi arrivano 2 ragazzi, mi baciano sulla spalla e mi dicono: oh Aldo, e poi dopo abbiamo ripreso appunto il video e si sono fatti firmare la cintura. Quindi gli sto sul cazzo o non gli sto sul cazzo? Mettiamo un quesito sul video di YouTube in basso nelle domande, diciamo: gli sto sul cazzo o no? 73%, 27%, vediamo cosa dicono, perché se gli sto sul cazzo mi fa firmare, penso sono gli stessi sul cazzo. Avete notato quanta gente c'è allo stand della Panatta? Questo mi fa anche capire quanto sia la marca del momento, perché abbiamo visto prima Technogy, c'era gente, ma guardate qui, prima di tutto è zeppa di macchinari ed è pieno di gente, a ogni macchinario c'è una persona, quindi questo dà anche l'indice di quanto un'azienda, a mio avviso, sia o no seguita a livello, diciamo, proprio di vendite, perché guardate quanta gente che c'è e quanto stipate siano le macchine. Come ti avevo detto, no, la tsunami ha monopolizzato tutto, quindi infatti si vede. Come sei bello, mamma mia, quanto è bello! Come sono sciupato! Sei bellissimo! Come stai?
Sei bellissimo. L'ultima gara era bellissimo, ma eri veramente una cosa mondiale. Secondo me imparagonabile a niente. Era arrivato bene, bene, bene. No, no, ma benissimo. Non so come cazzo hanno giudicato, però ci può stare. È un Olimpia lui, perché sto arrivando. Ciao, ciao ragazzi. È stato veramente... cioè, pensavo di vincere, ero Beri, guarda, io infatti alcune tue foto le ho commentato, sei strepitoso, perché te l'ho sempre detto. Ma ero come volevo essere, non pensavo di riuscirci, adesso le faccio tutte, faccio sempre. Ma se trovi la giuria giusta che appresta le linee, infatti, con la durezza, eri bello, tanto, poi non eri grosso, stavi bene. Ero veramente preciso, spero di azzeccare la forma. Perché l'avevi azzeccata lì, lì eri strepitoso. Io quando sei salito sul palco ho detto qui vince a mani basse, poi sappiamo che i giudici sono i giudici. Infatti tanti magari vincevano a mani basse. Oh madonna, eri bellissimo, guarda. Vediamo, ci ritroviamo. Sono un tuo grande fan, te l'ho sempre detto, perché sei bellissimo. Grazie mille. Ciao, è vero, ciao. A presto. Ciao, ciao. 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 Torni a gareggiare? Ma sto rientrando. Ho visto infatti. Te che fai? Io dovevo fare il Chicago Pro Master e il Pittsburgh, solo che mi sono rotto il tendine del braccio un mese fa e mi sono operato. L'oliva l'ha preso in culo. Faccio la pubblicità alle cose più cattive che ci siano al mondo, il pane asimo, e poi questo addirittura è francese. Non ti dico cosa penso dei francesi, però ho trovato solo questo, quindi pane asimo francese. Infatti guarda come l'hanno fatto, è proprio da francesi. Guarda che schifo, sembra una ciola. Guarda come si taglia. No, neanche male. Buono. Buono? Sì, però non ho da bere, quindi se mi si blocca in gola sono morto. Ma per quanto noi siamo secchi e duri, la spesa ti giuro la facciamo. Adesso allora continuo con la spesa. Dai. Assolutamente. Ciao. Ciao. Cosa fai nella vita? Il trainer. No, allora raccontami come fare il trainer. È una domanda stupida, generica, ma... Sì. Adesso, in questo periodo. Fare il trainer adesso? Con tutti questi guru approntati provenienti dal nulla. Andranno a finire in nulla, però... Probabilmente. Però, secondo la mia esperienza, fare il trainer adesso significa soprattutto entrare in quello che è il modo di capire il bisogno del cliente che viene da te. Cioè, prima di tutto lo devi ascoltare, devi capire. Perché una volta non era così. Una volta era più tecnico. Quindi era diverso, la persona. Meno psicologo. Bravo, era meno psicologo, erano più disposti a seguire tipo soldato. Venivano da te, sapevano già che tu saresti stato il maestro. Ma perché si informavano di più? Un altro modo di vivere la società. Quindi è diventato molto più complicato adesso, sì. Perché tu devi capire chi hai di fronte, sì, sì, e in base a questo dare l'esercizio giusto. Una volta la persona era disposta, diciamo così, a far più fatica, veniva da te che sapeva, sì, già che... Sapeva già che doveva fare quella roba lì e non c'erano cazzi. Adesso invece le persone hanno una serie di problematiche da superare. Quindi fai un po' lo psicologo. E fai il coach, sarebbe il vero... Anche il mental coach, il come mental chiamano coach, adesso, capito? Noi chiamiamo quando in italiano. Quando hai fatto quello sei già in un buon passo. E in tu più hai nella vita? Ma io sono imprenditore, quindi non c'entra niente con la... Però sono bodybuilder professionista. Ah. Quindi sono... La mia passione è diventata... Ma gareggi? Sì, gareggio, sì, ancora. Di FBB Pro, sono un pro di un FBB, sì. Bravo. E master, perché io sono un vecchietto. Perché ho 48 anni quest'anno, sono diventato non pro. Sei vecchietto. Sono diventato pro 3 anni fa. Non è vecchietto. All'età di 45 anni sono diventato pro. Bravo. In mezzo ai giovani, bravo, perché ho battuto i giovani di 25 anni. Però hai ancora una vita davanti. Secondo me sì. Ma no, senza secondo me. Secondo me sì, perché questo è uno sport da vecchio. Tu devi dare l'esempio, ok? Dovrai far vedere. Non dovrai, farai vedere, sì, okay, a tutti che facendo questo sport e questo stile di vita, bravi, si arriva a 70-80 anni. Guarda, come più o meno, non dico io come siamo adesso, ma quasi. Questo canale qui l'ho aperto proprio per questo, ah, sì? Per far capire che prima di tutto anche
qui si può dimostrare con la volontà e con la voglia di fare anche a 45, a 50, assolutamente, perché comunque sia si migliora sempre, perché è uno stile di vita, non e è si solo migliora... allenarsi e mangiare correttamente, è una mentalità, una forma mente. E si può secondo me del... ottenere tanto anche a 40, quindi infatti mi sto preparando e andrò a gareggiare negli Stati Uniti a fine anno, perché bisogna che continui finché ho la passione, perché non farlo, assolutamente, finché il fisico mi segue. In bocca al lupo. Grazie di tutto, ciao. Gentilissimo, ciao. Poi mi dicono che non sono bravo a preparare le persone, certo, qui mi mangia delle piste, non so allene, mangio della merda, grazie al cazzo. Allora è colpa mia, io mi sono portato dietro il pane asimo, allora ti stai mangiando la pista, orrendo, una cosa abbagliazzante. Con tutte scuse. Certo. Possiamo fare una foto? Certo. Niente, ciao, grazie, ciao. Cioè, ma ce la faremo a salire sul treno? Ah, non lo so. A spintoni. Un troiale da paura. Se muoio soffocato. Siamo arrivati al binario, abbiamo finito il nostro bel giro, diciamo, perché ci siamo anche divertiti al Rimini Wellness. Adesso prepariamo il video e lo postiamo fra quanto, Lorenz? Un paio di giorni? Fra un paio di giorni usciremo con questo video, quindi aspettatelo, perché a mio avviso è abbastanza vario, vi farà capire com'era e com'è il Rimini Wellness. Se il video vi è piaciuto, accendete la campanella. Prima iscriviti e poi accendi la campanella. Che palle! Allora, prima iscriviti, mi dicono, poi accendi la campanella e poi dopo fai quello che vuoi, guardalo, non guardarlo quel video, perché mi hanno veramente sdrenato. No, sto scherzando, quindi spero vi piaccia e speriamo di migliorare sempre i nostri contenuti. E sono qui.